Bene, oggi con formazioneturismo.com parliamo del settore travel e parliamo di una coppia che fa invidia, Emilio Zanetti e Valeria Silvestrini. E fanno invidia perché leggendo qua e là abbiamo scoperto che vivono sia in Italia che alle Canarie, e premesso che hanno la fortuna di vivere in due posti bellissimi, non uno solo, anche l'Italia, attenzione. Allora di formazione turismo la domanda che ci viene spontanea è la seguente. Come si fa? O meglio, quale lavoro vi permette di realizzare quello che può essere considerato il sogno di tutti? Allora, guarda, noi da circa 6 anni, 6 anni e mezzo, siamo consulenti di viaggi per Evolution Travel, consulenti di viaggi online. Allora, questa è la risposta secca di Emilio, ma presentatevi, Emilio e Valeria, chi siete? Allora, parlo un po' io e poi passo la palla anche a Valeria. Va bene. Noi veniamo da un mondo completamente diverso del turismo perché prima di fare questo lavoro, Valeria lavorava in una società di formazione, io invece ho sempre fatto l'attore in teatro per 8-9 anni consecutivamente. Siamo stati a Milano per un lungo periodo, più o meno 13-14 anni, fino a che facevamo dei lavori per cui dovevamo rimanere in una grande città in Italia, come per esempio Milano. Poi, nel momento in cui invece abbiamo deciso di fare quest'altra attività, abbiamo anche capito che forse non era così fondamentale rimanere proprio in un punto fisso. E allora abbiamo cominciato un po' a muoverci. Valeria, Esatto. raccontami come sei passata dalla formazione al mondo dei viaggi. Guarda, sostanzialmente sono passata al mondo dei viaggi perché cercavo qualcosa che mi desse la possibilità di slegarmi alla fisicità di un luogo, nel senso che anche per la formazione ero libera professionista, quindi comunque mi potevo gestire come tempi, ma ero agganciata comunque a un'azienda che aveva una base a Milano e questa era la cosa che più che altro mi stonava. E poi anche l'ambiente, nel senso che volevo qualcosa di diverso a livello di attività. E quindi i viaggi mi sono sempre piaciuti, ecco, quindi anche l'attività stessa. Abbiamo capito che la nebbia di Milano non vi piace. No. Avete detto che lavorate per Evolution Travel, ma esattamente di che cosa vi occupate? Allora, all'interno di Evolution Travel ci occupiamo principalmente di vendita viaggi, perché ci sono diverse figure all'interno di questo network. Noi principalmente facciamo questo, quindi vendiamo viaggi ai clienti. Dopodiché supportiamo anche i consulenti nella vendita di alcune destinazioni. Come si diventa consulenti di viaggi online? Allora, c'è una prima parte dove c'è una selezione ovviamente dell'azienda sulle persone che si propongono. Durante questa selezione i candidati fanno anche una coaching a tu per tu con una persona che lavora per Evolution Travel da tempo, quindi un consulente di viaggi, e quindi capisce anche lei se effettivamente è l'ambiente giusto, se gli può piacere e se gli può interessare come soluzione lavorativa. Se decide per il sì, allora viene organizzato un corso di formazione completo, una formazione approfondita e in particolar modo su tutti gli argomenti che sono la base per poter iniziare poi questa attività. La cosa importante è che poi ogni persona che entra non viene ovviamente abbandonata a se stessa, perché già dal corso di formazione comincia ad instaurare dei rapporti molto stretti con delle persone, dei referenti all'interno del network, con i quali poi avrà una formazione continua durante la sua attività. Prima di passare alla prossima domanda, cioè quanto è importante la formazione, io volevo sapere una curiosità: qual è stata la molla che secondo voi ha fatto scattare il sì per voi due durante questo colloquio di selezione? Ma la molla è stata, allora, al di là dell'attività, il fatto, come dicevamo prima, di non essere più vincolati a un posto, ma è stato anche l'ambiente che abbiamo trovato, cioè abbiamo fatto comunque un colloquio prima di iniziare e ci siamo interessati anche in merito alla professionalità dell'azienda, sentendo più persone che svolgevano questa attività. E quello che ci ha fatto decidere è stato trovare dall'altra parte delle persone che ci piacevano, quindi la parte personale e comunque di come posso esprimere, lealtà, cioè di spiegazione di quella che era l'attività e del perché avevano, diciamo, dato via a questo tipo di network online che riguardava l'agenzia di viaggi, ci è piaciuta. Ci è piaciuto anche questo, perché non siamo i soli a fare questo tipo di lavoro e a dare questa opportunità, però la persona ha fatto la differenza.
Di solito questa seconda modalità viene considerata sempre più importante nel mondo del turismo. Sì, soprattutto perché i clienti sono diventati sempre più esigenti, per cui occorre spesso fare dei pacchetti veramente molto personalizzati. Quindi, se ci si prende la responsabilità direttamente di questa personalizzazione, visto che noi parliamo direttamente col cliente, è chiaro che a volte si riesce ad andare molto più in profondità saltando anche dei passaggi. La secondo motivo, diciamo, è anche un motivo di margini. Saltando un passaggio, il promotore riesce anche ad organizzare direttamente il viaggio e quindi a dare un servizio ottimo al cliente, con un prezzo ottimo al cliente, ma anche con un'ottima marginalità per l'agenzia. Tutto Tutto ottimo, insomma. ottimo, tutto. E soprattutto se va tutto bene. Mi piace Esatto. vedervi così sorridenti. Vengo a lavorare con voi. No, Va bene. scherzi a parte. Voi vi occupate di qualche destinazione in particolare? Sì, ci occupiamo di una destinazione in particolare che è Mauritius, quindi una destinazione ben specifica assieme ad un'altra collega. E guarda, ti dico, partiamo il 27, è il nostro secondo viaggio, quindi andiamo per lavoro naturalmente, oltre che per un po' di riposo, a rivedere questa quest'isola meravigliosa di cui ci occupiamo. E oltre a questa destinazione specifica, anche di un prodotto che ha un determinato target, che sono i viaggi di nozze, quindi ci rivolgiamo alle coppie che stanno per sposarsi e quindi vanno a scegliere la destinazione più ideale per il loro viaggio insieme da sposati. Quindi una cosa un po' più ampia, ecco, lì Bene, prendiamo bene. più destinazioni. Quindi è, insomma, non solo la destinazione, ma anche davvero cosa può fare una coppia in luna di miele alle Mauritius. Peccato Esatto, è una che cosa un io po' sia più. sposata già da un po' e che sia passato il tempo del viaggio di nozze. Accidenti, accidenti. Ma Si qual può è il. fare un rinnovo delle promesse, così. Vero, vero, non ci avevo pensato. La rinnovo immediatamente. Ma qual è il segreto di un pacchetto turistico vincente? Non basta fare il prezzo più basso, in effetti. Quindi, qual è? Allora, non basta praticamente mai fare il prezzo più basso, perché ti dicevo, i clienti sono sempre più esigenti e molto spesso non guardano solo il prezzo e a volte non guardano il prezzo, nel senso che è assolutamente fondamentale instaurare un rapporto con il cliente, capire esattamente cosa cerca nel più breve tempo possibile, che è la cosa che i clienti apprezzano di più, cioè non devono avere perdite di tempo, non devono tornare in agenzia 10 volte, non devono stare al telefono 2 ore, non devono prendersi giorni al lavoro per andare a farsi costruire un viaggio. E entrando poi in fiducia con il cliente si riescono a fare tutte le modifiche che chiede. Però se ti dico la cosa fondamentale è proprio la fiducia con il cliente e la possibilità di parlare, di chiacchierare con lui sul suo viaggio. Ecco, proprio riguardo al rapporto con il cliente, a volte si ha l'impressione che lavorando online, ma noi in questo momento sfatiamo questo mito, dicevo, cioè, si ha come l'impressione che insomma, ci si perda il contatto con il mondo reale, magari non si riesca a creare la stessa fidelizzazione, ecco, che si crea quando si entra in un'agenzia di viaggi, ci si siede a tavolino con l'altra persona di fronte. A costruire questo pacchetto. Sfatiamo questo mito intanto con questa bella chiacchierata su Sì. Skype, ecco, e credo che si sia creata empatia anche con noi, non lo dico solo per la terza valigia che porterete con voi quando dentro, quello è un altro Assolutamente no. discorso, però ecco, si perde questo contatto reale che c'è lavorando, ecco, solo online con i clienti. No, guarda, ti dico, io porto anche l'esperienza del lavoro precedente che facevo, perché quando mi occupavo di formazione la vendita dei corsi avveniva solo online, quindi io e i miei clienti forse avevo la fortuna di conoscerli poi ai corsi. Stessa cosa accade qui, a volte succede di conoscere il cliente perché se magari parte da Milano e ti trovi lì puoi andare anche in aeroporto a salutarlo, ma ormai è già tutto fatto. Io credo che la cosa più importante sia come noi appunto ci poniamo nei confronti del cliente. Ne parlava poco fa Emilio. Il fatto di mettere a proprio agio il cliente lo si può fare anche al telefono, attraverso il sorriso, perché comunque si percepisce, e attraverso comunque il fatto di saperlo ascoltare, chiedere veramente che cosa vuole da quel viaggio, capire le sue intenzioni.
hai valutato questa cosa? È proprio il rapporto si costruisce ascoltando le persone e si può fare anche al telefono, non c'è bisogno di guardarsi negli occhi. Poi, insomma, tutto fa, ci mancherebbe, tutto amplifica, ma noi siamo la dimostrazione che si può fare Certo. tranquillamente. Qual è stata la richiesta più strana che vi hanno fatto? La richiesta più strana. Ah, guarda, ti dico, a me ne viene in mente subito una. Era una coppia che doveva andare alle Maldive. Più che una richiesta, la richiesta era semplice perché in realtà cercavano una struttura che desse loro tanta privacy. Quindi questa era una cosa normale, era una coppia, non era un viaggio di nozze. Però più che una richiesta era un'osservazione strana perché il cliente poi giustamente va a controllare il villaggio, la struttura e diceva: Caspita, vedo che la siepe di questa camera non è abbastanza alta da dare privacy. Quindi adesso io ti dico, questa è la cosa più strana che mi viene in mente perché a volte, giustamente, cioè non puoi dire a un cliente, ma guarda che insomma, la siepe sarà anche cresciuta nel frattempo, non è un'immagine aggiornata. Perché a volte, cioè, ti viene da sorridere, ma non sai mai come dall'altra parte la prendono. E questa è stata uno Certo. degli appunti più strani che io non avrei mai fatto, per esempio. Quindi, insomma, Ti hanno... gestire anche la cosa. Ma vi raccontano poi quando fanno i viaggi, vi raccontano poi com'è andata, giustamente, no? Sì, glielo chiediamo anche Sì. sempre, cioè li contattiamo, spesso ci contattano loro, però li contattiamo anche noi per sapere nel dettaglio come si sono trovati, come si sono comportati i fornitori, com'è la struttura. Credo che sia anche lì un momento molto importante in cui si stringe il rapporto con il cliente anche per il viaggio Per il successivo. viaggio successivo, certo. È fondamentale anche sapere se è andato tutto bene. Noi abbiamo il riscontro che i fornitori hanno lavorato bene, che la struttura andava bene. E per il cliente è importante sentirci dopo, perché ha capito che, cioè capisce che veramente siamo interessati anche al dopo. Sì, cioè Certo. non ci Ma interessiamo quindi solo quando il ma cliente abbiamo deve scoperto pagare e comprare. se questa siepe era cresciuta. Era cresciuta, sono stati benissimo. Bene. Secondo voi le agenzie tradizionali hanno un futuro? Guarda, secondo me dipende molto da come lavorano, nel senso che ovviamente è diventato molto difficile aprire nuove agenzie tradizionali, anche perché è cambiato completamente il mondo da quando hanno fatto fortuna parecchi anni fa. Però quelle che già esistono, secondo me, se si affacciano con una mentalità aperta a questo nuovo mondo, quindi affiancando magari anche l'elettronica, internet alla loro attività, allora sì, riescono a scavare anche il loro territorio, la loro strada, anche e soprattutto se si portano dietro magari tutta una serie di clienti che li hanno seguiti negli anni. Altrimenti diventa veramente dura perché non riescono più a, diciamo, servire i clienti almeno con la stessa velocità con cui quelli vorrebbero. Beh, certo. È vero che voi lavorate in qualunque posto, a qualunque ora, questo qualche volta però può essere anche scomodo, a maggior ragione se c'è di mezzo, che so, anche un fuso orario. Come riuscite a gestire il vostro tempo? Cioè, come riuscite ad organizzare, le vostre giornate di lavoro e il vostro tempo libero? Cosa fate nel tempo libero? Bella Soprattutto, domanda. bella domanda. Allora, parto dalla fine, il tempo libero. Allora, il tempo libero lo usiamo, ti dico la verità, ultimamente solo per viaggiare. Quando siamo a Tenerife invece ce la godiamo fuori, perché comunque lì il clima è sempre ottimo, quindi siamo sempre fuori al 18 mare a gradi tutto l'anno, passeggiare. là. Eh sì, perché lì si sta veramente bene. Quindi appena abbiamo il tempo libero, solitamente nel weekend, perché cerchiamo sempre comunque di mantenere quelle che sono le esigenze dei clienti. Solitamente sabato e la domenica. Non ci capita di dover lavorare per il cliente. Se ci Certo. viene chiesto, non abbiamo problemi e ci organizziamo di conseguenza. Altrimenti noi siamo fuori casa il weekend, appena si può, insomma. Oppure viaggiamo. E per gli orari hai detto bene, non ci sono orari. Poi ti dico la verità, siamo noi che ci gestiamo. Io se potessi lavorerei di notte, ti dico la verità, nel senso che all'una io non ho sonno e preferisco a volte lavorare, naturalmente la parte grafica o comunque di preventivo ricerca. Non chiamo ancora nessuno, non mi è capitato che qualcuno mi Me puoi chieda. farlo, eh? Me puoi farlo. Ecco, Sì. Io però posso dormo. farlo, posso farlo. Se me lo chiedono lo faccio. Qualche Certo. WhatsApp sì, col cliente che magari mi chiede a mezzanotte rispondo. Altrimenti diciamo che ci gestiamo sugli orari che ci danno i clienti e quindi ti dico, potrebbero essere le ore più normali, quindi non so, fino alle 20, piuttosto che magari una richiesta che va oltre questo orario, non c'è problema. Con i fusi siamo noi che ci Che muoviamo di vi conseguenza adattate. rispetto all'Italia, Sì, certo. certo. Che consiglio vi sentite di dare a chi vorrebbe svolgere questa vostra stessa professione?
Allora, è una professione, quindi bisogna impegnarsi, però non va sottovalutata, perché ovviamente viaggiare è bellissimo e mi rendo conto che tante volte si pensa che sia facile, che sia una cosa naturale, ma in realtà non lo è, nel senso che veramente bisogna essere preparati, come tutto, e non dare niente per scontato. Secondo me, se lo si prende con serietà, come qualsiasi professione, si può riuscire. Questa è la chiave di tutto, insomma, non prenderla sotto gamba, come dico io, anche se si è online e anche se si può fare quello che si vuole, in realtà tutto dipende da noi, perché altrimenti non può funzionare, Certo. assolutamente no. Per chiudere, insomma, ci avete già detto come si vive alle Canarie con 28 gradi tutto l'anno. C'è posto anche per noi? Ah, guarda, c'è posto, diciamo che Assolutamente sì. secondo me anche dal punto di vista lavorativo c'è posto per tutti quelli che diciamo che lavorano seriamente e che portano una loro professionalità. Dal punto di vista turistico invece c'è posto per tutti perché il turismo spopola, quindi benissimo. Va bene, io vi ringrazio moltissimo Emilio Zanetti e Valeria Silvestrini per questa nostra chiacchierata e vi auguro buon viaggio. Grazie. Attenzione a questa valigia sospetta che troverete all'aeroporto Infatti, con il infatti. vostro nome, potrebbe essere chiunque, anche io dentro. Va bene. Benissimo, benissimo. Grazie, grazie Grazie mille, buon viaggio e a te. buon Grazie, lavoro ciao. perché come avete detto voi è un lavoro molto Sì. serio e va affrontato davvero con grande professionalità. Grazie, Grazie, grazie davvero per grazie a voi. l'opportunità. Buona serata, Grazie a grazie. voi, buona serata.